Poracci, incredibilmente non sono stato bannato e questo sì era il famosissimo Fight of Gods, riconosciuto prontamente da Sonic Super Chaos. La migliore risposta sbagliata, sempre che abbia senso dire una cosa del genere, la dà il mitico Eddie Bitpain, che cita niente po' di meno che lui, il grande capo dei paguri. Scontro tra dii, ma di diverse categorie. Chapeau. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai indossare una canotta. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo a discutere della difficile posizione in cui si trova Nintendo in questo momento, di tutti gli annunci epocali fatti durante la live stream dedicata ai 25 anni di Final Fantasy VII e anche di un annuncio a sorpresa che rischia di passare totalmente inosservato. Prima di iniziare però vi invito a marciare duro verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Che ne dite? Così, una cosa diversa dal solito. Vi segnalo un evento molto interessante legato alla Summer Game Fest che riguarderà direttamente gli utenti Xbox, in particolare quelli appassionati al mondo degli indie. Dal 21 al 27 giugno si terrà un'iniziativa particolare all'interno della rassegna ID at Xbox, dove verranno rese disponibili al download ben 30 demo di produzioni indie non ancora uscite sul mercato. Si tratterà di vere e proprie one shot, delle versioni di prova pensate appositamente per l'evento, che poi spariranno con il terminare della Xbox Summer Game Fest. Un'occasione perfetta per scoprire i titoli indie più promettenti del momento. La lista completa dei partecipanti verrà svelata prossimamente. Per ora sappiamo che la lineup vedrà anche Severed Steel, un FPS lisergico, Tinykin, una sorta di Pikmin, l'avventura Broken Pieces e anche Batora, di cui recentemente ho scritto un'anteprima su EveryEye, un titolo dal grande potenziale e poi Made in Italy. Visto che ci siete, segnatevi anche questa data. Il 23 giugno alle ore 19 partiranno i saldi estivi di Steam e come al solito si tratterà di un vero e proprio bagno di sangue per il nostro portafogli. Per ora non sappiamo quale sarà la lista completa dei titoli in sconto, che ovviamente saranno a migliaia, ma già nel trailer di presentazione si intravede parecchia roba interessante. Poi ora con Steam Deck ci sarà proprio da divertirsi. Se siete tra quelli che stanno aspettando con impazienza la remaster del picchiaduro di JoJo All-Star Battle R, purtroppo ho delle brutte notizie. Se il gioco infatti a livello contenutistico si preannuncia come mastodontico, il director del titolo ha confermato che per quanto riguarda il comparto online, BattleR non supporterà il rollback netcode, una feature ormai indispensabile e standard per garantire la possibilità di giocare a livello competitivo un picchiaduro online. E non si tratterà solo di una mancanza su Switch, un fattore a cui ormai siamo tristemente abituati, purtroppo tutte le versioni del gioco ne saranno prive, un vero peccato. E per non sapere né leggere né scrivere, vi segnalo che sono aperte le preregistrazioni per accedere al prequel di Octopath Traveler pensato per i dispositivi mobile. Chi ha avuto l'occasione di provare l'Early Access a marzo parla di un titolo estremamente fedele all'originale, ma che purtroppo cede il fianco a delle dinamiche tipiche dei free to play che lo trasformano in un pay to win. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo proverà. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Durante la notte è stato ufficializzato l'arrivo dell'ultimo titolo Nintendo 64 all'interno della libreria NSO del pacchetto aggiuntivo. Si tratta, come già sapevamo, di Pokémon Snap e ora la lineup Nintendo 64 è al completo. Ma a questo punto cosa succederà a partire dal mese prossimo? Ok, magari Snap non sarà il titolo più entusiasmante dell'universo e credo che anche per i fan Pokémon più hardcore si tratti più che altro di un titolo da guardare con curiosità, più per il suo valore storico che per l'effettiva bontà del gameplay. Però con l'arrivo del titolo previsto per il prossimo venerdì, il 24 giugno, a questo punto siamo arrivati al capolinea per quanto riguarda Nintendo e l'offerta sull'NSO. Sono terminati infatti i giochi che sapevamo sarebbero entrati a far parte della libreria Nintendo 64 e Nintendo necessariamente dovrà inventarsi qualcosa per giustificare il prossimo rinnovo annuale del pacchetto aggiuntivo. Le strade principali sono due. Da una parte potrebbe annunciare una seconda ondata di titoli extra da pubblicare mensilmente e vi ricordo che secondo alcuni dataminer erano state trovate all'interno dell'app liste contenenti un totale di 52 giochi.
L'altra strada è che l'azienda di Kyoto decida di far approdare nuovi sistemi all'interno del pacchetto aggiuntivo, e anche in questo caso i leak ci avevano mostrato che in realtà Nintendo sono anni che dietro le quinte lavora l'emulazione Game Boy e Game Boy Advance su Switch. Quindi perché non affiancare anche le console portatili come attrazione principale per questo secondo anno di pacchetto aggiuntivo? In tutti e due i casi, però, è palese che ci sia bisogno di un Direct che faccia da vetrina di presentazione alla nuova stagione del servizio. E visto le tempistiche con cui si chiuderà il primo capitolo del Nintendo 64 con Snap il 24 giugno, beh, direi che la data del 29 è sempre più probabile, anzi, praticamente una certezza. Voi poracci, siate sinceri. Siete in hype per Snap, oppure l'unico motivo per cui siete felici della sua uscita è perché ora Nintendo sarà costretta a fare la sua prossima mossa? Sono passati 25 anni dall'uscita di Final Fantasy VII e ieri si è svolta una stream celebrativa. Square aveva promesso una presentazione zeppa di roba da paura, e così è stato. Ecco, la paura è il sentimento che deve aver avvinghiato tutti quanti quando in una presentazione di 10 minuti tutta la parte centrale è stata sprecata nel mostrare merchandise di dubbio gusto e dettagli su giochi mobile. Per fortuna il fantasma dell'ultimo Sonic Central non si è materializzato in una delusione simile, e sia in apertura che in chiusura della stream c'è stato spazio per delle vere e proprie bombe. Magari sì, l'arrivo di Intergrade su Steam non è una notizia così epocale, però va vista secondo me sotto due prospettive differenti. La prima è che il titolo rimane un'esclusiva console importantissima, e se da un lato Xbox tenta di avvicinarsi al mercato giapponese con la serie di Persona e la collaborazione con Kojima, dall'altro Final Fantasy VII è tornata ad essere un baluardo della lineup PlayStation 5. E l'altra prospettiva è quella della Steam Deck. Poracci, il gioco sarà ottimizzato per il PC portatile di Valve e sto pensando seriamente di fare la follia e riacquistare il gioco per godermelo in portatile. Tra l'altro, fino al 7 luglio sarà in sconto, un prezzo comunque folle, 50 euro, ma almeno non si tratta degli 80 euro di base, completamente fuori di testa. Poi passiamo alle vere bombe, in realtà spoilerate alla grandissima da The Snitch, che si conferma come uno degli insider più insider del momento. Eccoci qua con la riedizione di Crisis Core, che a quanto pare sarà più di una semplice remaster. Il prequel di Final Fantasy VII riceverà una bella rimessa al lucido e Reunion sarà un'operazione a metà tra la remaster e il remake. Nuova grafica, nuovi modelli poligonali, completamente ridoppiato e con nuovi arrangiamenti musicali. Io mi aspetto anche degli aggiustamenti al combat system e alla fluidità di gioco, ma soprattutto mi aspetto che venga stravolto il finale per mettere una pezza a tutto il casino che stanno facendo con il remake. Anzi, dai, sono felicissimo di aver visto finalmente parte 2. Non me lo aspettavo proprio di vedere le prime immagini di gameplay, ma sono altrettanto contento che abbiano abbandonato la dicitura remake in favore del rebirth. Ormai è palese che la rivisitazione di Final Fantasy VII, che si svolgerà in tre atti, è tutto fuorché un remake. In questo credo veramente che Square abbia sbagliato alla grandissima, creando un vero e proprio disastro comunicativo. Parte 1 e Rebirth sono in realtà dei reboot o dei what if pensati per venire incontro ai fan, con la storia originale condividono ben poco. Se lo avessero chiamato 7-2 forse avrebbero creato meno confusione, ma a quel punto probabilmente in molti ci si sarebbero avvicinati con meno entusiasmo. Io continuo a pensare che questo nuovo Final Fantasy sia un grande gioco, ma che per essere goduto appieno presuppone la conoscenza di quanto accaduto nella timeline originale. Proprio per questo, però, sono stracurioso di scoprire come gestiranno l'uscita da Midgar in Rebirth. Il poco gameplay che ci hanno mostrato, che ricorda la sequenza di camminata super paracula del remake di Resident Evil 4, in realtà allude a una struttura più aperta, ma finché non vedo la mappa di gioco o addirittura una world map, io ancora non mi fido di Square Enix. Chissà, magari faranno un open zone proprio come il seminale rivoluzionario impianto di gameplay di Sonic Frontiers. E voi, poracci, che idea vi siete fatti di Reunion e Rebirth? Vi hanno convinto? E chiudiamo la settimana con una grande notizia che però in realtà è passata proprio in sordina. Poracci, hanno reso ufficiale lo sviluppo di Dragon's Dogma 2. Ma così, de botto, senza senso. Vi ricordate, no? Durante il Capcom Showcase ero rimasto delusissimo dal fatto che si fosse scelto di creare hype intorno a Dragon's Dogma per rimandare unicamente a quello che sarebbe stato un documentario sulla storia dello sviluppo del titolo. E ieri effettivamente è stato pubblicato questo video di circa 12 minuti dove viene ripercorsa la genesi di Dragon's Dogma, una storia molto appassionante che permette di scoprire di più di quello che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio gioco di culto, uno status
che gli ha permesso di sopravvivere alla prova del tempo tramite versioni riviste corrette, progetti paralleli e anche un adattamento televisivo. Ma la cosa assurda è che alla fine del documentario è stato annunciato lo sviluppo del sequel, a ben 10 anni di distanza dall'uscita del primo capitolo, e poi tra l'altro nel modo più epico possibile. Chiediamoci, non sappiamo ancora nulla del gioco, se non che sfrutterà il re-engine e che il team sta lavorando sodo per proporre un gioco epocale, ma speriamo che Capcom riesca a pubblicizzare al meglio questo importantissimo ritorno. Voi poracci siete in hype? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme le notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi mi raccomando, in questi giorni fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Reunion, Michele Robert. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! ここで私たちから大事なお知らせがあります。Nerdate duro.